spiega meglio solo la ruta, io perché c'è la registrazione partita, è tutto il mondo. Ah, eh sì, dai, piano piano, poi ricordate a chi non l'hai dati. Sì, ma mancano, no, tanti. Sopra, detto. L'ho detto pure, com'è? Sopra. Tu lo sai come si mette questo? Ha detto come lo metto? Sopra. Tanto non si vede qua. Ecco. Com'è il mio funziona pure senza questo? Quella roba lì è dubbia. Bisogna vedere come si mette. Ti rende sempre, noi te vogliamo dire questo. Emendiamola, se ci manca revisione di conti, il parere qual è? Il risultato è sempre quello, il risultato economico che ci cambia, si sposta dalla categoria nata. Interrompiamo e ce la aggiungiamo. Buongiorno, salve. Andiamo a fare un emendamento alla delibera, ma lo facciamo dopo. Ma quale? Quella d'ufficio? No. Un'altra, no. Oltre a quella che è stata presentata, perché me l'hanno dato già uno di quella d'ufficio, quella va bene, però praticamente il regolamento prevede che in corso di discussione, prima di discutere la delibera, si possono presentare emendamenti. Quale? Su una della TASI. Perché poi questo, se vengono presentati degli emendamenti, bisogna raccogliere i pareri dei responsabili. L'emendamento praticamente in questione non c'è una differenza di gettito, si sposta solo dalla categoria a un'altra. In ogni caso ci vuole fare responsabile. No, ci sta il responsabile. Sì, lo so che ci ho parlato prima. No, ce lo facciamo dare. Sull'emendamento, perché lì praticamente anche c'è. Il vostro regolamento lo prevede, no? Che lei debba. Io dovrei riacquisire prezzi, sospende e poi un può riportare. Allora, se siccome è presente le acquisiamo proprio ad ora. Siccome abbiamo praticamente le delibere del bilancio e ci siamo accorti che c'è stato un problema, c'è stato un refuso, invece di mettere la categoria l'hanno messa un'altra. Quindi la TASI è applicata alla categoria D, invece deve essere un'altra categoria. L'unico problema che resta è il parere revisori. Il parere dei revisori. Tanto c'è cioè, l'invarianza del bilancio, c'è cioè, cambia niente, una uno, un altro, con la categoria D, la categoria C, certo, non c'è cambia niente. Certo, quella è una convenzione politica che certo. Poi si assume responsabilità al Consiglio di deliberare anche se il parere diciamo, era sul testo non emendato. Non essendo sostanziale non è che ci sono responsabilità contabili, no. È una cosa un fatto politico. Se ci abbiamo poi il parere favorevole della responsabilità ancora meglio. Allora consiglieri, se prendete posto iniziamo la seduta. Ci siamo? Allora buonasera a tutti. Abbiamo iniziato il Consiglio con la presentazione dello Statuto, quindi ringrazio Capitale Lavoro che ha partecipato insieme all'amministrazione comunale alla redazione di questo nuovo sito del Comune di Monterotondo, i ragazzi che ci hanno lavorato, i ragazzi dello staff e il consigliere delegato che ci ha dato questa nuova veste grafica al sito del Comune di Monterotondo, una veste nuova e moderna che proietta la nostra città praticamente rispetto a queste tematiche diciamo un gradino più alto di come stava qualche giorno fa. Quindi grazie a tutti a quelli che hanno lavorato per rendere praticamente possibile questo nuovo sito del Comune di Monterotondo.
Allora, adesso passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è una delibera che avevamo votato l'altra volta, ma che c'è bisogno ancora di riapprovare praticamente, perché si tratta dell'adeguamento dello statuto, l'adeguamento statuto comunale alle normative di legge, con particolare riferimento alle pari opportunità tra donna e uomo. Ricordo questa delibera. Ci stiamo, ci siamo. Questa delibera praticamente era stata approvata già l'altra volta, e però va di nuovo riapprovata. Quindi chi è che la illustra? Prego, assessore Varone. Grazie Presidente. La delibera, come giustamente ricordava lei, che ci proponiamo oggi in Consiglio Comunale, è quella riguardante l'adeguamento dello Statuto Comunale alle ultime normative di legge, con particolare riferimento alle opportunità tra uomo e donna. Oltre a queste modifiche, appunto, che abbiamo già recepite, già recepite ovviamente dall'amministrazione comunale, sia nelle ultime elezioni amministrative, insomma, così come voleva la legge, ma era necessario riformulare all'interno dello statuto comunale, così anche come alcune modifiche che si sono ritenute necessarie, come ad esempio l'aggiornamento e la soppressione delle figure del difensore civico e della figura del direttore generale, che appunto abbiamo sostituito e riportato a quella del segretario comunale, così come gli aggiornamenti di numerosi articoli che riguardavano l'istituzione culturale, che ha cessato la propria attività nel corso dell'anno 2015, sostituita dalla Fondazione Culturale, e che quindi, ecco, necessitava un aggiornamento da questo punto di vista dello Statuto Comunale. Quindi non mi dilungo appunto sull'illustrazione di questa delibera, perché è stata ampiamente condivisa e viene riproposta per la seconda volta al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie Assessore. Allora, se non ci sono interventi, mettiamo in votazione la delibera. È aperta la votazione, possiamo votare. La consigliera Calabrese è assente, se togliete la scheda per favore. Bavaro, voti Bavaro. Che facciamo? Rivotiamo? Allora, è chiusa la votazione. Presenti 13, votanti 13, favorevoli 13, il Consiglio approva. Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015. L'assessore Lupi. Un attimo solo che finiamo. Prego, assessore Lupi. Allora, con questo rendiconto abbiamo potuto constatare per la prima volta, dopo decenni, qui non ricorda nessuno nell'amministrazione comunale da quanto questo fatto non si sia più verificato, abbiamo potuto verificare, ripeto, per la prima volta un disavanzo
di amministrazione che dobbiamo nel prossimo triennio andare a, a recuperare con un piano di, finalizzato alla riduzione della spesa da una parte e dall'incremento delle entrate, soprattutto in materia di evasione dei tributi, dall'altra. Invero il bilancio, cioè il rendiconto, si sarebbe concluso così come si è concluso negli anni scorsi, applicando la vecchia normativa del decreto del legislativo 267, con un avanzo di 10 milioni di euro circa, 10.470.585,26. In effetti, applicando la nuova normativa, quella introdotta del decreto legislativo 118, che prevede una serie di accantonamenti e di vincoli sul risultato di amministrazione, arriviamo ad un disavanzo di 3.270.196,94. La parte accantonata in gran parte è relativa al fondo residui per enti al 31/12/2015, scusate, al fondo crediti di dubbia esigibilità, il FCDE, che è pari a 9.965.260, al residuo del fondo di contenzioso per 255.000 euro, al vincolo IMU di 2.923.448,56 e al fondo trattamento fine mandato per 6.539,90. Inoltre ci sono una quota vincolata per 590.000 euro, 533,11, di cui 452.000 sono relativi a vincoli derivanti da legge e da principi contabili, mentre 138 si riferiscono a vincoli derivanti da trasferimenti. Ora, sul fondo i crediti di dubbia esigibilità, importo molto elevato, oltre 9 milioni e 9, di fatto questo è una posta correttiva delle entrate, dei famosi residui che si sono sempre accumulati nel tempo e che negli scorsi anni, come quest'anno, avrebbero determinato un risultato di amministrazione positivo. Ma le nuove norme finalizzate alla stabilità finanziaria degli enti pubblici, così come dello Stato, tendono a creare degli accantonamenti, appunto sono poste correttive dell'entrata che riducono il rischio di crisi finanziarie per l'ente. Il tutto è finalizzato alla fine di un percorso che dura alcuni anni a rendere praticamente inesistente il fenomeno dei residui attivi che nella finanza pubblica è stato sempre un problema centrale. Con il vincolo IMU invece, è un importo anch'esso molto importante, 2 milioni e 9, andiamo ad applicare la nuova normativa che prevede che l'accertamento per i tributi in autoliquidazione, come appunto quelli come l'IMU, debba essere accertata per cassa e non invece per l'intero importo, ossia tutte le altre entrate, comprese anche altri tributi, hanno come posta correttiva il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso invece dell'IMU e delle altre eventuali imposte che vengono pagate in autoliquidazione, non c'è bisogno del fondo perché di fatto già a monte si determina un forte abbattimento rispetto a quelle che erano una volta le previsioni. Quindi ci sono previsioni più basse, accertamenti più bassi e quindi
le poste correttive di fatto non hanno particolare incidenza. Stavo dicendo questo disavanzo, che è stata una brutta sorpresa per la nostra amministrazione, come da quello che sappiamo un po' per gran parte dei comuni italiani, dovuta appunto alla nuova normativa, dovremo, questo stabilisce la norma, andarlo a ripianare con questo piano, questo triennale, quindi entro comunque la fine del mandato, nel senso che se questo disavanzo si fosse verificato nel 2017 avremmo avuto soltanto il 2017 e il 2018 per ripianarlo, in quanto il tempo della scadenza del mandato del sindaco era più breve. Si è verificato adesso e quindi possiamo spalmarlo in un tempo più lungo. Come stavo dicendo prima in commissione bilancio, abbiamo deciso, e questo lo vedremo nel dettaglio nella delibera, che comunque in qualche modo anticipo, lo andremo a ripianare in misura maggiore nel 2017 e nel 2018, in quanto quest'anno si accumulano due fatti negativi, che sono l'accertamento, l'accantonamento, quello che abbiamo chiamato prima vincolo IMU riferito al 2015, e allo stesso tempo sul bilancio 2016 andiamo a stanziare un importo che è legato alla previsione di incasso e non invece alla previsione dell'intero importo che dovrebbe derivare dall'applicazione dell'imposta all'insieme dei fabbricati e delle aree fabbricabili che sono presenti sul nostro territorio. L'altro motivo per il quale abbiamo deciso di far gravare di più il rientro dal disavanzo nel 2017 e nel 2018 è legato al fatto che soltanto quest'anno potremo cominciare a vedere gli effetti di un'azione messa in campo dall'amministrazione comunale sul fronte della riscossione dell'entrata, quindi sia in termini di lotta all'evasione, all'elusione fiscale, sia anche in termini di sollecitazione ai cittadini a pagare regolarmente le loro imposte già nell'anno d'imposta a cui appunto quell'entrata si riferisce. Per questi due motivi abbiamo spalmato in maniera percentuale diversa questo rientro. Nella delibera che poi comunque delibera che è accompagnata dalla relazione sia del rendiconto della gestione esercizio 2015 presentata insieme alla delibera che ha approvato la giunta comunale e soprattutto la relazione dell'organo di revisione che come al solito entra nel dettaglio delle verifiche che è tenuto a fare l'organo di revisione sulla gestione dell'anno precedente e i consiglieri l'avranno letta e ci sono una serie di richiami che peraltro non sono molto diversi da quelli che abbiamo avuto anche negli anni precedenti. Prima una consigliera ricordava come il fenomeno dell'evasione fiscale, che è così grave nel nostro comune, non è un fatto che si verifica per la prima volta, quindi è un limite storico per la nostra amministrazione. Quello dell'accumulo dei residui è la parte conseguente. Ebbene, nella relazione al collegio revisore dei conti si mette appunto in evidenza la necessità di accelerare al massimo sulla riscossione delle entrate. Scusate, lo sto cercando perché volevo essere più preciso nella indicazione di quelli che sono i richiami del collegio. Allora, ecco, l'ho trovato.
dopo aver verificato tutti gli equilibri e tutto il rispetto delle norme, per esempio quelli richiamati nella delibera sono quelli del rispetto dei limiti per quanto concerne le spese di rappresentanza, quelli relativi ai vincoli e alle riduzioni di spesa per il personale, quello relativo alle spese sulle autovetture e così via. Ecco, dopo aver fatto questa e dopo aver verificato comunque, come anche richiamato nella delibera che abbiamo sottoposto al Consiglio, che è stato rispettato il patto di stabilità, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo previsto dal patto, il Collegio dei Revisori ricorda come ricorda che punti di criticità che sono essenzialmente legati a questa sofferenza di cassa si evidenziano con una crescita di quello che sono i tempi medi di pagamento che per il 2015 sono arrivati a 122 giorni. Ricorda come bisogna lavorare molto e monitorare i flussi di cassa, in particolare per le entrate tributarie e i proventi dei proventi generali, ed effettuare un'attività puntuale di recupero dell'evasione. Ricorda che il problema dei residui è un problema molto serio e quindi deve essere tenuto costantemente sotto controllo, soprattutto quello riferiti quando ci si riferisce a residui delle annualità precedenti al 2011. E poi ricorda come sia necessario, ma questo già c'è stato un impegno che ci siamo assunti qualche tempo fa in Consiglio, un'attenta valutazione da parte dell'ufficio legale di tutto quello che è il contenzioso in essere, in maniera tale che sia possibile accantonare, conoscendo qual è l'entità di questo contenzioso passivo, poter accantonare i relativi fondi. E poi richiama l'amministrazione anche ad effettuare un'attenta analisi del regolamento di contabilità per adeguarla alle norme che nel frattempo sono state approvate, e quindi noi ci troviamo forse in ritardo su questo, mentre invece, come vedremo poi, abbiamo fatto un buon lavoro per quanto riguarda le modifiche a tutta un'altra serie di regolamenti, compreso il regolamento delle entrate. Volevo dare dopo aver detto che il silenzio fenomeno... Aura cortesemente, consigliere, grazie. Dopo aver detto, ricordato più volte, che il fenomeno dell'evasione fiscale è grave e che non è stato sufficientemente contrastato a questo punto da parte dell'amministrazione comunale, voglio però ricordare come come ci eravamo impegnati a fare l'anno scorso in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. Dopo un lungo percorso abbiamo individuato, mediante una gara europea, un partner che fornirà servizi di supporto ai nostri uffici tributi in materia di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, curando sia la fase di assistenza propriamente detta, già al momento dell'emissione dei ruoli, sia nella fase di accertamento, quindi di emersione dell'evasione totale, e sia in materia di contenzioso. L'Equitalia non sta funzionando, c'è un po' di responsabilità dei cittadini che non pagano, un po' da parte dell'amministrazione che non li ha saputi correttamente richiamare
all'obbligo fiscale, ma dall'altra parte c'è una grave carenza di funzionalità da parte dell'Equitalia, perché il fenomeno dei residui non nasce così. I residui nascono perché i cittadini non pagano, perché gli uffici tributari del Comune di Montrodondo accertano le entrate che non si sono verificate, le scrivono al ruolo e questi ruoli vengono inviati a Equitalia, la quale non è assolutamente tempestiva nell'azione che pure deve svolgere in applicazione delle convenzioni, dei contratti. Quindi abbiamo deciso, appunto, come ricordavo prima, abbiamo deciso di uscire da Equitalia, di cercare invece sul mercato un'azienda che ci supporti al meglio, e noi riteniamo che grazie a questa nuova organizzazione e grazie anche a un'azione che dovremo portare avanti sotto forma di sollecitazione, invito ai cittadini al senso civico, dovremo riuscire a superare questa fase estremamente critica che ci mette in seria difficoltà, sia nell'esporre, come sto facendo adesso io, i risultati del rendiconto di gestione 2015, ma anche quando andremo fra meno di un mese, torneremo in questo Consiglio Comunale ad esporre quelli che sono i dati delle entrate e delle spese di bilancio. Ci renderemo conto tutti che ci troviamo in una situazione di grossa difficoltà, e sarà quindi impegno dell'amministrazione tutta operare al meglio, da una parte per riscuotere le entrate e dall'altra per cercare di efficientare al massimo, più di quanto siamo riusciti a fare fino adesso, la spesa, per evitare che le riduzioni di spesa generino una situazione di sofferenza nella nostra città. Grazie assessore. Vedo l'intervento della consigliera Carosi. Prego consigliera. In realtà il nostro intervento non è per la delibera, ma propriamente per fatto personale. Iniziamo col dire che l'articolo 40 del regolamento prevede che l'assessore o il sindaco illustri la proposta delibera nel termine di 15 minuti, quindi siamo andati oltre e voi il regolamento proprio non riuscite ad assimilarlo. Consigliera, sì. Avevamo la faccio concludere, poi ci dà la possibilità replica. Certo, una delibera così importante. Sì, sì. Certo, 15 penso possa entrare anche nelle facoltà della discrezionalità del Presidente del Consiglio, concedere qualche minuto all'assessore. Prego, 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 continua. Avevamo chiesto allo scorso Consiglio Comunale di avere l'inversione all'ordine del giorno per rimozione delle interrogazioni che erano rimaste in sospeso. Il Presidente credo che non aveva problemi, però in realtà anche questo Consiglio, le nostre mozioni e le nostre interrogazioni vengono rimandate dopo 15 delibere che avete presentato. L'impossibilità pratica di produrre gli emendamenti, perché comunque sia il lavoro che avete fatto ci porta oggi ad essere il 28 aprile e noi non possiamo fare nulla, emendamenti o comunque controproposte, perché la scadenza materiale del 30 aprile non ci permette di fare nulla quest'oggi. Vi ricordo che l'ultima presentazione comunque delle delibere oggi in oggetto c'è stata il 26 aprile alle 18. Oltretutto ho avuto commissione quest'oggi all'1:30, sono le 15. Pertanto chiediamo, in virtù dell'articolo 47 del regolamento comunale, che praticamente non ci dà la possibilità di fare controproposte, visto che comunque sia la delibera presentata è stata oggi alle 13:30, di bloccare comunque i lavori del Consiglio per darci modo di fare delle controproposte che non avete potuto farci dare. Cioè, l'articolo 47 è molto chiaro e, vista la considerazione che comunque avete nel lavoro dell'opposizione, se questo non avverrà noi preferiamo comunque non stare seduti qui ma tra i cittadini. Grazie. Grazie, io non ho sentito praticamente l'intervento. Mi pare che si parli di mozioni rimaste non discusse
nell'ultimo consiglio. Allora, nell'ultimo consiglio praticamente c'era, io all'ordine del giorno di questo consiglio ho due, una mozione e una interrogazione. La numero 11.287 e l'interrogazione 11.293. Una di queste due, se non ricordo male praticamente, fu ritirata dal proponente perché presentata in ritardo e quindi non poteva essere messa all'ordine del giorno. No, questo l'ultimo consiglio è avvenuto così, ricordo bene. Quindi il proponente, non ricordo chi era, vediamo un attimo chi è, Capo Bianco, ha detto: bene Presidente, non la metta all'ordine del giorno perché la ritiro, perché l'ho presentata in ritardo. Allora, inoltre c'è una interrogazione a risposta scritta presentata dalla consigliera Vizzuso e la consigliera Calabrese. Ok? Una interrogazione urgente con risposta orale in Consiglio Comunale. Stato di realizzazione degli impianti termici e fotovoltaici installati sui edifici pubblici. Allora, per favore consiglieri, questa era la discussione dell'altra volta. Il delegato consigliere Vercello disse: guardate che non sono pronto a rispondere a questa interrogazione, rispondo, per favore, rispondo al prossimo consiglio. Allora, se ora mi si viene a dire praticamente che avete chiesto l'inversione dell'ordine del giorno per una interrogazione alla quale non avete avuto risposta, penso che i vostri motivi siano del tutto privi di qualsiasi fondamento. Allora andiamo avanti con i lavori e al più presto discuteremo questa interrogazione. Una. Allora, prego consigliere Terenzi. Allora, prego consigliere Terenzi. Adesso le rispondo, vicepresidente, un attimo solo. Allora, consigliere Terenzi, prego. Per favore, consiglieri. Sindaco, per favore. Andiamo avanti con i lavori, adesso facciamo tutto con molta calma, non vi preoccupate. La calma è la virtù dei forti. Evasori. Lupi dice che praticamente stiamo in queste situazioni perché Montrolondesi è un popolo di evasori. Questo dipende dal fatto che l'evasione fiscale è talmente evidente, è talmente presente sul nostro comune, quindi vuol dire che i cittadini di Montrolondo stanno frodando, lo dice la Treccani, che evasori è il sinonimo frodare. Quindi di fatto la maggior parte dei cittadini in qualche modo frodano le nostre risorse. E allora io credo che intanto ci vuole rispetto maggiormente per chi non riesce a pagare le tasse. Cioè non è che la gente si diverte a evadere e a farsi mandare le cartelle di Equitalia, Lupi. La gente non ce la fa. La gente sta in difficoltà. Le aziende stanno chiudendo. Le persone si uccidono. I padri di famiglia sono disperati e tu gli dai degli evasori. Io dico, ma un po' di ritegno quando parliamo, un po' di comportamento, veramente un assessore che si rivolge così ai cittadini di Montrolondo. A premessa che questo è un linguaggio che a me non piace, quindi io credo che debba delle scuse l'assessore. Non è che tante volte sono le vostre politiche scellerate, che col modo di fare, col modo di programmare, col modo di governare la vostra macchina amministrativa, in qualche modo avete messo in difficoltà le finanze di questo comune? No, sono loro che rubano, sono loro che sono evasori. Addirittura adesso non ci basta più chiamare l'Equitalia, adesso viene lo sceriffo a risolvere i problemi, vi entreranno dentro le vostre case a sistemare le vostre pratiche, poi vediamo se pagate le tasse, anche se non ce la fate a governare le vostre famiglie o a curare i vostri figli, evasori, questo è quello che dice Lupi. Io lo trovo vergognoso, vergognoso questo atteggiamento. Allora invece di prenderci le nostre responsabilità da politici, da amministratori e veramente cercare di trovare il sistema, di far quadrare i conti, diamo degli evasori ai nostri concittadini in difficoltà.
E comunque quello che loro hanno manifestato è chiaro, perché anche nel caso mio io posso dire che oggi voi portate delle delibere dove sono ormai mesi che chiedo spiegazioni. E non è possibile, Presidente, non è possibile venire in Consiglio Comunale e non avere i documenti per poter quantomeno dialogare, quantomeno fare il nostro lavoro di controllo, di vigilanza, di quello che voi fate. Lasciateci almeno fare l'opposizione. Non è possibile arrivare in Consiglio Comunale e non avere le carte. Io sono anni che chiedo, ma dentro le case 167 chi è che ci abita? Chi è che ci è andato a abitare e il giorno dopo se l'è affittata? Oggi riportate in questo Consiglio Comunale l'adeguamento per cedere a qualcuno che in qualche modo ha approfittato di quelle case, che erano case che aspettavano, alle famiglie bisognose. E loro no, oggi portiamo gli adeguamenti, così con 10.000 euro sistemiamo quelle persone che hanno preso le case magari in una zona di pregio come quella dei Cappuccini e in qualche modo li saniamo. Gente che non ci ha mai abitato in quelle case, che il giorno dopo le ha affittate. Si può sapere i nomi, ma credo che sia trasparenza, penso che sia correttezza istituzionale. Eppure non credo che dipenda, non mi date con l'impressione voi quantomeno di persone che non vi adeguate a queste nostre richieste, ma quantomeno i vostri uffici li vogliamo far lavorare su questa condizione. Io oggi venire qui ho chiesto agli uffici: è pronta la documentazione di questa roba? No, non è pronta. Sono 15 giorni che la chiedo, ma quanto tempo devo aspettare ancora? Poi vengo in Consiglio Comunale e io che cosa devo dire? Approvo quello che voi dite? Assolutamente no. Ma altrettanto dicasi per i comparti. Ecco, consigliere, concludo, un attimo, sindaco, da finire. Oggi vorrei concludere, poi se il sindaco vuole dire qua. Ecco, consigliere. Come spesso facciamo noi, perché poi ascolto tutti. Dicasi anche per il discorso dei comparti. Io ho chiesto anche di commissioni che ne rappresenti della documentazione e ancora oggi non ce l'ho. Allora io oggi vorrei intervenire in maniera pacata e costruttiva, ma di cosa devo parlare se voi non mi fornite lo strumento, quello che sta stato per fare l'opposizione? Vado a concludere, capisco che la situazione mette imbarazzo. Quindi credo che anche per me valga la stessa cosa, cioè se non abbiamo le carte, io perché devo in qualche modo votare a favore o non solo per il partito preso? Io vorrei votare in maniera costruttiva. Quindi se voi non mi date questo strumento è inutile che oggi sto al Consiglio Comunale, non serve a niente, prendo semplicemente in giro i miei elettori. Grazie. Sindaco, lei chiede di intervenire per... Prego, sindaco. Sull'ordine dei lavori, perché volevo solo chiedere una cosa, se è cominciata la discussione sul rendiconto o se ancora, diciamo, abbiamo diritto e dovere di esprimerci rispetto alle eccezioni che hanno fatto in merito al regolamento. Perché il consigliere De Renzi mi sembra aver capito che è intervenuto sulla delibera. Io volevo intervenire sull'ordine dei lavori per capire su che cosa è aperta la discussione, sul rendiconto o su quello che hanno detto, perché se fosse aperta su quello che hanno detto dai banchi, i consiglieri 5 Stelle, che è un pezzo anche quello che ha detto De Renzi, il rendiconto non è un atto emendabile, la bilancio di previsione è un atto emendabile, quindi è chiaro che bilancio di previsione ha un periodo a disposizione dei consiglieri che è di 20 giorni perché possono produrre degli emendamenti, ma non l'atto di rendiconto del bilancio, ma un atto tecnico, ti dice è successo questo, questo, questo e questo, sulla base di, diciamo, non è che si può emendare un rendiconto, però bisogna avere la possibilità di discuterlo e questa la garantisce la Commissione e il Consiglio Comunale al di là dell'avvicinamento tra le due questioni, ma questo, come la consigliera Carossi citava i termini di regolamento, tra l'altro molto appropriatamente, diciamo, io ci determini anche qui con una certa appropriatezza legislativi, cioè l'atto di rendiconto non è atto che dice adesso facciamo un emendamento sul rendiconto. E siccome ci pivate, ma non abbiamo, se noi volessimo fare un emendamento non lo potete fare perché il rendiconto non è emendabile. Ecco perché intervenivo sull'ordine dei lavori, per ridarvi anche una dimensione di quello che si rischia. Poi l'emendamento è sulla previsione, tant'è che approvato il rendiconto e acquisito il parere dei revisori dei conti, il bilancio è a disposizione dei consiglieri per 20 giorni, e questo lo garantisce il nostro statuto, prima che la legge che non fissa un termine minimo, per fare proposte di emendamento, che infatti probabilmente, diciamo, farete.
L'altra questione è sulle due vicende che sono rimaste in piedi, l'interrogazione e la mozione. Io mi ritrovo sulle tempistiche ricordate dal Presidente, di cui si ritroverà anche traccia nel verbale, però non dobbiamo discutere di questo. Semmai possiamo stare, faccio una proposta, al fatto che finita la delibera di rendiconto, se voi ritenete, possiamo affrontare, se il Consiglio ritiene, nonostante che se c'è questo ordine del giorno è perché la capogruppo l'ha votato nella conferenza di capigruppo, quindi forse, non so se c'eravate oppure il vostro voto è stato un voto di minoranza contrario a quest'ordine del giorno. Cioè il numero, lo dico parlando all'Aula perché non posso parlare ai cittadini ma sapendo bene che mi sentono, il numero delle delibere così come è portato, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la decide la conferenza dei capigruppo, nella quale partecipano tutti i rappresentanti dei gruppi. Quindi sarà agli atti, diciamo, un voto contrario rispetto a quest'ordine del giorno che ha i rappresentanti 5 Stelle e sicuramente in conferenza dei capigruppo non sarà andato bene. Nonostante questo, se questo è, non ho dubbio, non ho motivo di dubitare che così sia andato, visto diciamo, il calore col quale contraddite quest'ordine del giorno, scusate questo dialettismo. Pur se non è andata così, il Consiglio può ancora decidere, perché è sovrano in materia di ordine del giorno, di dire, vista questa richiesta, se ritiene di accoglierla, di diciamo, fare questa interrogazione e questo ordine del giorno subito dopo l'approvazione di una delibera che non può essere rimandata perché ne è stata fatta l'illustrazione e il consigliere De Renzi, nei fatti, è entrato nel merito della discussione intervenendo su questa delibera. Allora, grazie Sindaco. Allora, noi avevamo iniziato praticamente con l'illustrazione del sindaco, dell'illustrazione dell'assessore del rendiconto di bilancio, quindi io sono rientrato, ero in discussione su questa delibera, quindi concludiamo la discussione della delibera e poi rispondiamo ai problemi, alle richieste che sono state fatte dai consiglieri. Quindi andiamo avanti con la discussione sulla delibera, chiudiamo e poi riprendiamo il ragionamento. Allora, prego consigliere Capobianco, sulla delibera per cortesia. Allora no, devo ritirare il mio intervento. Consigliera Calabrese. Grazie Presidente. Ovviamente il mio intervento voleva solamente chiarire le richieste che facevamo, lo farò di nuovo e visto che vengo chiamata ad intervenire sulla delibera, che cosa c'è da dire? Penso che l'assessore Lupi ha già esposto quali sono le condizioni disastrose del nostro comune. Francamente credo che non ci sia nulla da aggiungere. Grazie. Grazie, prego consigliere Rolloni. Grazie consigliere Rolloni. Consigliere Felici. Grazie Presidente. Volevo soltanto... Capisco che oggi ci sono molti cittadini, ci sono le riprese, quindi ci fa piacere essere ripresi, alzare la voce, far sentire un po' come stanno le cose, ma insomma tutto questo poi alla fine sì, un po' non è proprio così. Io penso che quando si sta in questa assise bisogna essere seri, capire le problematiche, capire le delibere. Prego consigliere, sulla delibera pure lei, per favore. Sto capendo, però quando ci si fanno delle accuse, io, Presidente, mi permetta, che poi insomma non è che dobbiamo sempre stare zitti. Per quanto riguarda la delibera, io penso che ho capito bene e penso che l'assessore l'abbia spiegata bene, ha fatto anche un'autocritica per quanto riguarda prima l'amministrazione, ha detto forse abbiamo sbagliato noi dell'amministrazione, forse hanno sbagliato anche gli uffici che non siamo stati magari così attenti, lui si è auto accusato e poi ha detto c'è anche quella parte dei cittadini che purtroppo c'è un'evasione. È chiaro che non è contento l'assessore noi di questa evasione, perché non ci dovete ricordare voi perché c'è l'evasione, non ce lo dovete ricordare voi. Non è che in Europa, in Italia si vive in un momento così bellissimo e qui a Montrotondo, solo a Montrotondo c'è l'evasione e c'è la crisi economica. Voi volete far sbattere tutto al comune di Montrotondo, all'amministrazione. Su questo penso di stare un pochino più attenti quando l'assessore spiega le delibere.
un pochino più attenti, senza poi alzare la voce, che cosa c'entra tutte queste cose su, sulle case che mettiamo, cioè mi piace fare sì, la demagogia, mi piace l'esibizione, ecco, io anche che sto in questo momento, sono ripreso, io non so, e chiedo al segretario se ci sono, perché le riprese ci sono queste dell'amministrazione di cui vengono pubblicate e vengono messe sul sito. Non so se ci sono, si può fare queste riprese in questa assise e se poi hanno i diritti di magari di pubblicarli in qualsiasi cosa. Se il segretario su questo mi dà una delucidazione, perché io non voglio che le mie immagini vengano messe oltre quelle del comune, dell'amministrazione, le altre non permetto che vengano messe in qualsiasi altra parte. E poi... se non voglio, non posso non volerlo, e non voglio, cioè quello del comune mi è sufficiente. Non ho da nascondere niente, ma il principio non mi piace, va bene? Il principio non mi piace, ci sono quelli del comune. Io sto discutendo che non mi piace questo modo, il modo che non mi piace, non mi piace il modo. C'è per cortesia, consiglieri? C'è. Consiglieri, per cortesia. Basta che vi si dice una cosa subito che vi eccitate, non vi eccitate tanto, non vi eccitate tanto. Cioè avete il vostro pubblico, no, non vi dovete fare l'esibizione, no, 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 noi parliamo. Consiglieri, per cortesia. Con molta calma. A tenere visuale libera, su, non facciamo troppe. Dai, prego, per cortesia. Certo, scusi, se oggi è cominciato così, finirà molto tardi il consiglio, non è che noi ci possiamo prendere tutto quello che ci dicono, capito? Se loro si eccitano e noi rispondiamo. Allora, scusate, allora è finita la discussione, vuole replicare assessore? Prego. Prego. Non so se intervengo come assessore o per fatto personale. Allora, io non ritengo di aver offeso nessun cittadino, ho soltanto ricordato che il problema dell'evasione fiscale, ossia delle entrate che non ci sono, è un problema che si pone qualsiasi normale amministratore, anche un amministratore di condominio, il quale se non riscuote le rate condominiali deve fare l'ingiunzione di pagamento, perché altrimenti la luce non si accende, la pulizia delle strade non si fa, delle scale non si fa, io sono in un piccolo condominio ma queste cose si fanno, poi magari si fanno pure i lavori, qualche lavoretto, qualche lavoro più importante lo puoi fare soltanto se si è creato il fondo cassa e ci stanno le risorse, credo che sia almeno il 30% per poter assegnare l'appalto alla ditta che ha presentato la migliore offerta. Questa è normale amministrazione. Allora, siccome non sappiamo fare le carte false, siccome vorremmo cercare di garantire i servizi minimi alla città, quelli ai disabili, la mensa della scuola, un po' da tappare le buche, l'illuminazione pubblica, tutte queste cose normali, no? Che cerchiamo di fare con le risorse che ci abbiamo, non con quelle che non ci abbiamo, ossia con i crediti non si pagano i fornitori, non sono disponibili oltre un certo limite, no? E quindi dobbiamo logicamente prendere atto che c'è qualcosa che non ha funzionato da un po' di anni e quindi io ricordavo come abbiamo fatto, stiamo tentando un'inversione di tendenza. L'anno scorso, a metà dell'anno, la Giunta ha approvato una delibera che contiene le linee guida fornite agli uffici per in materia di lotta all'evasione e all'elusione fiscale e abbiamo bandito la gara e oggi abbiamo una società che si chiama Società Andreani che ci aiuterà al posto di Equitalia. Ho detto cose normalissime, non ho fatto accuse a nessuno, non ho detto che nessuno è scellerato, però vorrei ricordare una cosa, che le famiglie, quelle che stanno in difficoltà, perché sono soprattutto le famiglie che stanno in difficoltà, pagano a monte rotondo la tassa sui rifiuti, perché noi spendiamo 7 milioni e mezzo circa ogni anno, il comune li spende per pagare chi lavora, il trasporto, la discarica, eccetera. Se incassa dalle famiglie il 78,71% è una bella sofferenza, perché vuol dire che una parte di quella spesa non è coperta dall'entrata. Però i cittadini, le famiglie sono brave, pagano il 78%.
Quello che non pagano invece sono gli imprenditori, gli artigiani, i professionisti, i commercianti, che a Monterondo evadono la tassa dei rifiuti per il 60%. Quindi il 40% di tutti questi soggetti non paga la tassa, oltre il 60% no. Poi la sofferenza più grossa è sulla una famiglia, quella che ha una sola casa, che fino all'anno scorso pagava la tassi. Beh, a Monterondo il 93% delle famiglie ha pagato regolarmente la tassi, quindi sono brave le famiglie. Però quando invece chi ha la seconda casa, chi ha il capannone, chi ha le aree fabbricabili, eccetera, non paga e arriva fino in Cassazione per cercare di non pagare, anche se è un imprenditore dell'edilizia e magari ha un patrimonio che vale 30 milioni di euro, non paga, insomma un amministratore un pochino magari si risente, no? O comunque è amareggiato. Comunque a Monterondo l'IMU è evasa per oltre il 30%, la seconda casa e il resto, non la prima casa pagano tutti, quindi i cittadini sono bravi, diventano un po' più meno bravi nel momento in cui sono imprenditori, specialmente quando hanno tanti soldi, perché chi ha tanti soldi può contrastare una cartella esattoriale in commissione tributaria di primo grado, e ci vanno con fior di professionisti, non con i nostri addetti ai servizi tributi, che sono bravissimi, però magari non competono con le eccellenze, no? E poi dopo vanno se perdono in primo grado, vanno in commissione di secondo grado, e non parliamo di quello che è successo nelle commissioni tributarie italiane negli ultimi anni, e anche quella di Roma, perché mi sembra che ci sono stati diversi arresti. E poi se va male pure lì vanno in Cassazione, e lì ci vanno con quelli proprio bravi, con quelli proprio forti. E intanto i cittadini di Monterondo e gli amministratori di Monterondo aspettano 5, 6, 7, 8, 10 anni per riscuotere un'imposta. Un'imposta che è dovuta, perché per esempio sulle aree fabbricabili mica l'abbiamo costretti noi imprenditori a comprarsi le aree, no? O a chiedere e sostenere in tutti i modi la legittimità delle loro richieste per poter edificare, l'hanno chiesto loro. Poi questa cosa ha collimato con la pianificazione del comune di Monterondo, e quindi sono oggi proprietari di terreni che esprimono un valore diverso, e me su quello devono pagare. Quindi io ritengo non aver offeso nessuno. Certo, siamo un pochino arrabbiati, soprattutto con i grossi evasori, che non andiamo certo a perseguire il piccolino che non ce la fa a pagare la prima casa e fa parte di quel 7%, ma chi lo va a cercare? Lo andrà a cercare forse l'Equitalia fra 20 anni. Noi vorremmo innanzitutto andare a colpire dove c'è un'evasione più forte, e soprattutto laddove ci sono soldi veri ed evasori veri. Io ricordo che qualche tempo fa c'era un consigliere che si chiamava Di Andrea, che poneva il problema, per esempio, delle ville in categoria catastale A8, e diceva: non è possibile che a Monterondo ci sono soltanto 3 ville che in categoria A8, non sono i morti di fame, sono quelli che si sono permessi di costruire la villa, e me su quella villa se per favore paghi, e paghi correttamente, perché se la tua villa non è un villino ma è una villa, invece di essere a 7 a 8, e paga in maniera ben diversa, paga pure la tassi. È corretto o non è corretto? Io non lo so. Prego, grazie assessore. Prego, consigliera Carosi. Sì, per dichiarazione di voto. Vuole intervenire sindaco? Scusa, diamo la parola al sindaco, consigliera, un attimo. Prego. E poi iniziamo la dichiarazione di voto. Allora, prego, consigliera. La parola alla consigliera Carosi. Solamente per evidenziare che comunque se la norma applicata quest'anno sul rendiconto di gestione fosse stata applicata anche negli anni precedenti, il comune già era in disavanzo, non è che comunque il disavanzo nasce oggi o nasce nel 2015.
comunque le mancate discussioni provengono da anche dagli anni precedenti. Quest'anno è solo evidenziato perché è cambiata la norma, se no in realtà il Comune era già da anni che era in disavanzo. Per questo e per tantissimi altri motivi che comunque ho già espresso in commissione e già avevo comunque fatto le mie considerazioni con l'assessore anche circa la presentazione e comunque le modalità di presentazione e le tempistiche delle delibere, ovviamente il nostro voto è contrario. Grazie. Grazie consigliera, prego consigliere Del Cello. Con l'invito del sindaco che diceva di, come dire, quest'atto è commentabile ma non emendabile, quindi non presenterò emendamenti al rendiconto, però una valutazione diciamo più generale, politica, senza strumentalizzazioni di sorta volevo farla. E prima però volevo anche ringraziare l'assessore e gli uffici perché diciamo, le difficoltà del passaggio di una normativa di bilancio ad un'altra che è plasticamente rappresentata da questa tabella che sta a pagina 6 della delibera e che diciamo, dice da sola appunto plasticamente la difficoltà di un passaggio così brusco, così brutale, tanto da passare da un esercizio 2015 che è valutato con la vecchia normativa con un attivo di 10 milioni di euro e con la nuova normativa diventa un passivo di 3 milioni. Quindi gestire questo passaggio di cambiamento normativo sicuramente non è facile e quindi va un attestato di stima sicuramente va a chi lo sta gestendo. Il rammento a memoria anche il dibattito in aula quando abbiamo approvato, almeno chi l'ha votato positivamente come me, il bilancio preventivo 2015. Mi ricordo che l'assessore disse ci do una difficoltà di contesto complessivo che riguardava anche questo passaggio normativo. Io intervenni dicendo che votavo favorevolmente a un bilancio e lo definì difensivo, qualcuno poi lo cambiò in conservativo. In realtà la difesa stava nel fatto che le amministrazioni locali si trovano in estrema difficoltà e quindi quel bilancio, come immagino anche il prossimo, stenterà, cioè avrà grosse difficoltà a salvaguardare tutta una serie di servizi che nel corso del 2015 siamo riusciti a salvaguardare e mi auguro che possa essere possibile anche nell'anno corrente. E diciamo nella articolata e complessa rappresentazione che ha dato l'assessore, secondo me c'è un dato che va messo in evidenza ed è un dato squisitamente politico che utilizzo veramente senza strumentalizzazioni. Allora, i trasferimenti dallo Stato e da altri enti alla nostra amministrazione sono passati da 4.700.000 euro circa nel 2013 a 798.000 euro nel 2014 e sono passati a 710.000 euro nel 2015. Allora, questo qui, lira più, lira meno, anzi euro più, euro meno, significa un abbattimento dell'85%. Rimangono tutti i problemi che citava l'assessore Lupi e che sicuramente ci sono, le difficoltà di riscossione, tutti i problemi legati a gestire meglio la capacità impositiva che hanno i comuni e gestire in maniera più efficiente anche la propria capacità di spesa. Rimane il fatto che stiamo gestendo bilanci con risorse che vengono dallo Stato che sono crollati di circa 4 milioni di euro. Questo dato secondo me non è trascurabile e credo ne riparleremo nella sessione di bilancio 2016. Grazie. Allora, prego consigliere De Renzi per dichiarazione di voto. Quindi sono tempi di magra. Mo facciamo la conferenza di capitoli.
grazie. Il dottore a fianco fa sempre comodo, risolve molti problemi, specialmente quelli di cuore. Quindi in tempi di magra bisogna fare delle rinunce. Quindi ogni famiglia, evasori, bisogna fare delle denunce. Quindi le rinunce si fanno anche dal quotidiano, no? Anche noi dobbiamo dare l'esempio delle rinunce. E quindi credo che quando noi in questo comune potremo fare a meno di alcune cose, probabilmente potremmo trovare le risorse anche per i disabili, Lupi, perché vedi, parlare di disabili, posso dire sementabili, forse è più corretto, buttarle in un discorso di bilancio, questo è populismo, vero? Le mense dovrebbero essere gratuite per tutti, a prescindere. Le mense dovrebbero essere gratuite per tutti, a prescindere, per come la vedo io la scuola, la buona scuola, quella vera. Dopodiché io credo che proprio da questo comune dovremmo cominciare a fare delle rinunce. Credo che anche il sindaco dovrebbe cominciare a dare l'esempio, sempre se mi è concesso fare un esempio. L'esempio che dico io è cominciare a rinunciare magari all'autista, facendo lavorare magari il Cecchetti che ha la qualifica d'autista, in modo tale che potremmo risparmiare uno stipendio e quindi... Consigliere, per favore, si attenga al rendiconto del bilancio. I disabili, aiutiamoli. Io do una risposta, poi fate voi, nulla di personale. Grazie, con la persona. Consigliere. Nulla di personale con la persona, perché poi qui ci giocate bene su questi argomenti. Secondo me avete il coraggio di dirle, perché fuori le stanze, leoni, dentro il Consiglio Comunale, lasciamo perdere il resto. Quindi io riconosco bene Mascherini. Parliamo di rifiuti... Cominciamo a vedere il rifiuto come una risorsa intanto, non come un costo, perché caro assessore al bilancio, noi spendiamo in Italia 250.000 euro al giorno perché non siamo in grado di trasformare i rifiuti in risorse. E Montrotondo in questo è campione, perché le ricordo bene, caro assessore che uscì dall'aula, quando lei era sindaco abbiamo fatto quel botto clamoroso, forse unico in Italia, di Nuova Era S.p.A. di qualche milioncino di euro che oggi qualcuno ancora deve pagare, quindi a qualcuno ancora brucia qualcosa che lei ovviamente in questa situazione dimentica. Loro non conoscono, perché dopo che faccio i consigli comunali io li conosco bene, le sue dinamiche, quindi non venga a dire a noi che il rifiuto non lo paga nessuno, diciamo quello che hai fatto con i rifiuti, quel disastro enorme. I commercianti evasori, grandi ladri, maledetti commercianti, no? Rappresentano il 72% del prodotto interno lordo in questo paese. Sono le piccole attività di commercio che danno il lavoro in questo momento, non la pubblica amministrazione, caro assessore. Quindi entro un negozietto di 100 metri probabilmente ci campano 5 famiglie a differenza, e questa è la realtà. Quindi bisogna spadare questo mito del commerciante un ladro, perché su questo argomento io non ci sto assolutamente, visto che vengo da generazioni di commercio in questo paese, di onorato commercio, e poi mi sentire che siamo dei ladri, come dice lei, a me non mi sta bene, caro assessore. Quindi Cavalli, c'è un pulsante rosso, forse tu non lo sai, ma serve per parlare. Se ti prenoti, compare il tuo nome e puoi parlare. Grazie. E così disturbi e basta. Io faccio presente. Assessore Cavalli, grazie. Per favore. Prego, consigliere, concluda. Assessore Cavalli, per favore. Quindi dicevo... Sindaco, fate bene a provocare, vuol dire che vi ho colpito al punto giusto, vuol dire che quello che dico vi ha colpito, quindi fate bene a replicare in questo modo. Quindi quando noi parliamo che i più ricchi riescono a fare i ricorsi, che i più ricchi sono quelli che si possono permettere di evadere perché poi vanno in Cassazione, bla 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 bla, è la stessa cosa che fate voi, perché ogni volta che vi si fa tara su qualcosa, voi perseverate fino alla fine alla Cassazione. Ti ricordo il discorso dei passi carrabili, che per 90 euro di passi carrabili devono pagare più di avvocati che vanno fatto causa fino alla morte, e devono pagare più di avvocati che fare di mettere in mano a un regolamento comunale. Quindi ma di che cosa parliamo? Sciagurata quello che fate voi. Prego. E allora la Cassazione la usate spesso voi, vessatori contro i cittadini, no altrettanto. Quindi quando parliamo di queste cose facciamoci un esame di coscienza, caro assessore. E poi il populismo veramente l'avete usato voi. Io capisco che oggi purtroppo l'assessore si deve prendere la briga di qualche magari parola
un po' scomoda, però la realtà è questa. Quindi io dico, intanto cominciare a dare l'esempio, intanto cominciare a tagliare qualche ramo secco all'interno di questa amministrazione, che troppi ce ne sono e fate finta di non vedere. Forse non so se sarà un tornaconto elettorale, non lo so, io mi auguro di no, perché se arriviamo a questo punto vuol dire poi la politica è finita. Grazie. Grazie, consigliere. Prego, consigliere Federici. Grazie, Presidente. Non so quanto commercianti, imprenditori e professionisti vari di Montrondo saranno contenti delle parole dell'assessore Lupi, ma siamo in dichiarazione di voto, quindi mi taccio e intervengo per dichiarare il mio voto contrario, il mio no a questa delibera. Grazie. Prego, consigliere Ferici. Per dichiarazione di voto. Allora, volevo dire una cosa molto semplice prima di fare la dichiarazione di voto del mio gruppo. Quello che ho sentito dall'opposizione sull'argomento di questa delibera. Prego, sindaco. Le mie orecchie hanno sentito. Consiglio in corso, no? Poi intervengono i consiglieri, praticamente purtroppo noi gli diamo la mano. Prego, consigliere. Prego, sindaco. Grazie. Ho sentito tutto e di tutto, che, ho capito anche che questa assise è stata trasformata in un parco per commizi, ma non ho sentito né una critica negativa, né una critica costruttiva, né un discorso tecnico per quanto riguarda la delibera. Noi trasformiamo il Consiglio in un palco per fare commizi. Usciamo fuori tema su tutto e su tutti, ma queste cose si fanno in piazza. Se si vuole parlare del niente. Quindi io cerco anche di Presidente, su questo lei ci deve aiutare, perché questa assise non va trasformata in un palco per convizi. Viene fatta richiesta di un palco alla PM, gli viene montato dove vuole, a qualche piazza, si fa il comizio. Prego. Ne voti? Prego, consigliere. Visto che poi dopo io non ho l'attenzione del forse del pubblico, ma poi perché vedo il Movimento 5 Stelle che sorride, no? Poi invece loro alzano la voce, si fanno sentire, vengono ripresi e poi il web, i manifesti, eccetera, eccetera. A me non mi interessa se ridono, a me non mi interessa se ridono, non mi interessa proprio se ridono, però voglio dire aggiungere un'altra cosa. Per quanto riguarda quello che avevano detto prima la consigliera e collega Carosi, noi abbiamo fatto una conferenza dei capigruppo. Una conferenza dei capigruppo è un tavolo importante. Abbiamo discusso l'elenco dell'ordine del giorno, il collega del Movimento 5 Stelle non ha obiettato sull'ordine del giorno. Quindi mi è sembrato giusto che quello che si è deciso nelle conferenze dei capigruppo va attuato. Quindi adesso non vedo perché noi dovremmo cambiare l'ordine del giorno. È stato così deciso nella conferenza dei capigruppo, non è stato obiettato niente. Quindi... Grazie consiglieri per cortesia. E quindi concludo con la dichiarazione di voto. Il mio gruppo voterà positivamente per questa delibera. Grazie. Allora, la discussione su questa delibera è conclusa, possiamo mettere in votazione la delibera numero 2. È aperta la votazione. Chiusa la votazione, presenti 20, votanti 20, favorevoli 14, contrari 6, la delibera viene approvata. Allora, sono qui a chiedere veramente un'interruzione del Consiglio e convoco immediatamente la conferenza dei capigruppo. Grazie. Non si mette a braccio.
la messa in circolazione quando è così, fa fortuna. Gliel'ho detto,